Questa mostra è un vero evento perché è l'occasione per confrontare davvero per la prima volta due scultori, l'italiano Antonio Canova e il danese Bertel Thorvaldsen, che hanno veramente rinnovato l'arte della scultura rendendola popolare in tutto il mondo grazie al fatto che imitando gli antichi hanno saputo reinterpretare in maniera moderna i grandi temi universali legati alla mitologia. Questa mostra ci darà l'occasione irripetibile di rivedere assieme opere che furono concepite insieme a Roma, ma poi lasciarono l'urbe, la città eterna, la sede delle arti tra 700 e 800, per raggiungere le loro illustri destinazioni internazionali, le corti o le collezioni di tutta Europa. Vedremo in serie serrate, di volta in volta, paragonati i due artisti sui medesimi soggetti della scultura e vedremo che le opere si commenteranno a vicenda, dandoci delle chiavi di lettura che ci permetteranno di misurare la straordinaria portata della grazia di Canova e quella più austera di Thorvaldsen. C'è una particolare emozione forte nel presentare Canova e Thorvaldsen alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala. C'è anche un tornare alle origini, le Gallerie d'Italia, quando aprirono il percorso di visita permanente, dedicarono quel tratto di approfondimento alla storia dell'arte, alla cultura italiana, proprio da Canova a Boccioni. E c'è una dimensione internazionale che oramai è un elemento distintivo delle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo, non soltanto per i prestiti da tutto il mondo e per la partnership con musei di importanza internazionale, ma per la qualità dell'offerta espositiva, per la profondità del progetto scientifico. E il risultato qui, in questa piazza, in questo Olimpo ricostruito, consente di portare a Milano una mostra che sarà ricordata per gli anni a venire. Io la ritengo una mostra che rappresenta un po' il culmine di tutto quello che finora il nostro progetto Cultura ha realizzato, sia per la difficoltà di riunire queste opere, sia per il progetto, perché voi capite che mettere a confronto diretto le opere, i capolavori di Canova e di Thorvaldsen, che non era mai avvenuto, è qualcosa che anche dal punto di vista della storia dell'arte rappresenta un passo molto interessante di ricerca. Ma in più io voglio aggiungere che questo rappresenta da parte delle Gallerie d'Italia promosse dalla nostra banca un'attestazione che viene dal mondo internazionale di livello pari ormai a quello dei maggiori musei.